la nascita delle prime due missioni, quella in Cina nel 1948 e quella in Brasile l'anno successivo, ha aperto l'istituto alla dimensione dell'universalità del carisma. La dura esperienza della rivoluzione maoista ha sviluppato nel primo gruppo missionario il coraggio di testimoniare la fede tra insidie, persecuzioni, maltrattamenti e derisioni, nonché il coraggio di rimanere accanto ai poveri e agli ammalati anche a rischio della vita. Allo stesso modo, la missione del Brasile richiese al secondo gruppo missionario il coraggio del martirio della quotidianità nell'esercizio della carità, prima verso i malati mentali nell'ospedale psichiatrico e poi verso quelli a carattere contagioso nel sanatorio. La dimensione missionaria dell'istituto ha avuto in seguito uno sviluppo sorprendente. Dal 1974 al 1979, nell'arco di soli 5 anni, furono aperte le missioni della Thailandia, del Kenya, delle Filippine e successivamente quelle più recenti dell'Albania, del Cile, di Haiti e dell'India. Un percorso duro, ma pieno di soddisfazioni, segnato da tappe di amore e dedizione verso i più bisognosi. Ripercorriamo con loro questo cammino. Dio vuole che io lo serva nella persona delle infermi. Dunque, devo a questo applicarmi con una carità senza restrizione, con una dolcezza senza alterazione, con un'umiltà che ceda tutto a tutti, con uno zelo che disprezzi la fatica, i pericoli, l'obbrobrio, la calunnia ed anche la morte per essere utile al prossimo, per amor di Dio. Da tempo l'Istituto delle Suore Ministre e degli Infermi desiderava portare il carisma della Barbantini nelle terre di missione. Molte sorelle gioirono quando i religiosi camilliani chiesero la collaborazione di alcune suore nella loro missione in Cina. Ne furono scelte 5. Con volontà risoluta, esse assaporarono tutti i distacchi del cuore. Genitori, sorelle, fratelli, la casa di Lucca, culla della loro vita spirituale, la patria. Tutto con generoso slancio offrirono a Dio. Il 20 luglio del 1948, le 5 ministre degli infermi, insieme ad alcuni confratelli camilliani, partirono alla volta della Cina. Dopo appena una settimana dal loro arrivo a Weizi, le suore già prestavano servizio ai poveri, in ambulatorio e in ospedale. In seguito, le religiose aprirono anche un orfanotrofio per bambine povere e sole, visitavano i malati nelle capanne e facevano catechismo. Il lavoro aumentava ogni giorno. Il clima, il cibo, la difficoltà della lingua e soprattutto lo stillicidio della persecuzione misero a dura prova la resistenza delle 5 missionarie che si erano assunta la responsabilità di aprire la prima missione dell'istituto. Erano pronte a sopportare qualunque martirio, anche andare incontro alla morte, ma non abbandonare la missione e i loro piccoli orfani. Purtroppo, il 23 febbraio del 1952, tutti i missionari furono portati via dai comunisti e dopo un lungo viaggio, tristi ma mai scoraggiati, varcarono la frontiera e giunsero a Hong Kong, dove si rifugiarono per 3 mesi. Se l'abbandono dell'amata terra cinese era stato triste per quel gruppo di coraggiosi apostoli di Cristo, il loro cuore era stretto ancor più dalla morsa del dolore per avervi lasciato le spoglie mortali di una consorella e di un confratello. Suor Claudia Martinelli, figlia della terra lucchese, oltre che la più giovane, sembrava la più dinamica delle 5 suore. Amata e ammirata per la sua instancabile carità e prontezza a qualsiasi servizio, sempre sorridente anche quando le forze non la reggevano più. Suor Claudia contava appena 30 anni, quando nell'agosto del 1951 fu colpita da una meningite acuta che dopo una decina di giorni la condusse alla morte. Pochi giorni dopo la superiora scriveva:
L'amore e il dolore sono più forti che mai, ma il seme germoglierà e se saremo costretti ad andarcene, partiremo con la fiducia che Suor Claudia ci chiama e si ritornerà. Ripreso il loro cammino, le quattro missionarie si fermarono in Taiwan, dove collaborarono strettamente alla fondazione del St. Mary's Hospital. In seguito le ministre degli infermi hanno dato vita ad altre opere assistenziali, secondo lo spirito del loro carisma. Nel 1954 fu aperta una scuola materna, con lo scopo di raccogliere ed educare i bambini poveri. Nel 1961 fu costruita la sede del noviziato. Nel 1990 cominciò l'attività della casa di riposo Maria Domenica Barbantini, nata dal desiderio delle sorelle di proteggere la vita fino al suo naturale declino, in particolare nei confronti di tanti anziani bisognosi. Nel 1999 la missione fu eretta a provincia. Qui le suore continuano a svolgere le loro attività apostoliche presso il centro giovanile, nella scuola per infermiere, nei centri di pastorale vocazionale, nelle carceri, e proseguono senza sosta il loro cammino di evangelizzazione. Inoltre, seguendo un misterioso disegno di Dio, queste sorelle si impegnano con coraggio nella pastorale vocazione in Cina e in Vietnam. Per le giovani vocazioni provenienti da questi paesi, non solo investono economicamente per dare loro una buona formazione umana, cristiana, professionale e religiosa, ma si espongono spesso a situazioni rischiose senza mai demordere. Ammirate e amate sempre più la grandezza e la pazienza di Dio, che si serve alcune volte dei mezzi meno idonei per opere grandi e li fa riuscire con prodigi di sua bontà e misericordia. Nel 1949 le ministre degli infermi decisero di aprire una missione in Brasile. Le suore fondatrici della seconda missione dell'istituto cominciarono prestando servizio presso l'ospedale psichiatrico di Salvador. Al loro arrivo trovarono la struttura in uno stato deplorevole. I malati erano trascurati e giacevano su materassi luridi e maleodoranti. Il personale non era motivato da ideali cristiani e poco si curava dell'igiene dei malati e delle terapie. Le religiose si misero con coraggio all'opera, confidando in Dio e mettendo a frutto l'esperienza sanitaria e le intuizioni del proprio carisma. Nel giro di pochi mesi, l'ospedale cambiò volto e i malati cominciarono a sorridere e a migliorare anche psicologicamente. Dopo 4 anni di ministero in quella struttura, le ministre degli infermi lasciarono, per volontà delle superiore e maggiori, l'ospedale psichiatrico per la cura dei malati nel sanatorio di Curisica presso Rio de Janeiro. Il compito delle suore non era l'assistenza infermieristica, ma quella spirituale. Nel 1952, dopo 3 anni di lavoro in Brasile, venne proposta alle suore ministre degli infermi l'opera dell'oratorio festivo San Giovanni Bosco, che aveva lo scopo di accogliere le bambine orfane e abbandonate. La signora Genesia Fontes aveva voluto quella fondazione per dare un focolare alle bambine orfane e abbandonate. Inserite in quella zona del Brasile, dove l'immigrazione e la povertà avevano creato uno stato di degrado materiale, morale e spirituale, le suore aprirono il cuore e le mani alle più urgenti necessità. Svilupparono l'orfanotrofio, intensificarono l'oratorio festivo per togliere dalla strada tanti bambini e giovani. Dettero vita a un pensionato per signore per dare loro accoglienza e cure e la possibilità di esprimere il loro affetto con le piccole orfane. Ma l'azione delle ministre degli infermi non si fermò all'interno delle strutture. Si allargò anche ai domicili della gente più povera. Le illimitate necessità del Brasile, come illimitato è il suo territorio,
spinsero l'ardore missionario delle prime sorelle italiane e brasiliane ad accogliere diversi accorati appelli di aiuto. A Rio Grande do Sul, a Santa Catarina, a Sergipe, nel Paraná, a Minas Gerais, a Bahia, nel Mato Grosso do Sul. In queste regioni le suore si occupano di assistenza a malati e persone anziane abbandonate, nonché di pastorale giovanile e parrocchiale, catechesi e promozione umana. Di particolare rilievo fu l'acquisto di una casa a San Leopoldo, nel Rio Grande do Sul, con l'obiettivo di accogliere e formare le nuove candidate alla vita religiosa, ora trasformata in sede provinciale, casa per le studentesse e per la formazione permanente ed altre attività apostoliche. L'esempio delle religiose attrasse ben presto le giovani locali a seguire Gesù nel servizio ai bisognosi. Da allora non sono mancate mai in terra brasiliana giovani generose che hanno abbracciato il carisma della misericordia sull'esempio della Barbantini e di San Camillo. Oggi le religiose locali, fedeli alla loro vocazione, continuano la missione di Gesù in mezzo ai malati e ai sofferenti, privilegiando i poveri, gli emarginati e gli abbandonati. Le sorelle ricordino che la salute spirituale e corporale delle povere inferme e moribonde è il soggetto della loro vocazione e lo scopo a cui devono dirigere tutte le premure e occupazioni. Le suore ministre degli infermi giunsero in terra cilena nel 1995, chiamate ad offrire il loro contributo nell'ospedale della Pontificia Università di Santiago. Nella struttura sanitaria con annessa scuola medico-infermieristica si sentiva infatti fortemente la necessità di incrementare l'appoggio spirituale agli ammalati, ai familiari e al personale della comunità ospedaliera. Il compito delle religiose è un impegno assai difficile, ma prezioso dal punto di vista dell'evangelizzazione del mondo della salute. Esperte in pastorale sanitaria e in psicologia clinica, le suore promuovono l'ascolto, il dialogo, la preghiera, la liturgia e altre iniziative a favore dei pazienti. Curano la formazione degli operatori sanitari, educano studenti e allievi a trasmettere insieme alla competenza l'amore e il rispetto verso la persona sofferente. L'impegno così specificatamente pastorale e di alto livello culturale delle religiose in terra cilena ci riporta alla profezia carismatica della madre fondatrice, che già nel 1841 voleva le sue figlie capaci di compassione, esperte nel consolare, atte a educare i malati e i collaboratori dell'assistenza ai valori della fede, della speranza e della carità. Tutti i venti contrari servono a purificare l'oro della carità e a rendere più luminosa la nostra fede. L'invito a fondare in Thailandia una comunità di ministre degli infermi venne dai religiosi camilliani. La proposta fu accolta con gioia dall'istituto che tanto desiderava una tale fondazione, anche perché aveva già due religiose thailandesi che bramavano stabilire una comunità in patria. Nel marzo del 1974, due religiose italiane partirono alla volta dell'ospedale San Camillo, nel comune di Ban Pong, provincia di Ratchaburi, raggiunte da una terza brasiliana nell'anno successivo. Le difficoltà degli inizi non mancarono, ma generose e animate da vero spirito missionario affrontarono giorno dopo giorno impegni e sacrifici,
sostenute dalle due sorelle locali e dai confratelli camilliani. La prima forma di ministero in terra thailandese fu l'assistenza ai malati e l'animazione del personale infermieristico in ospedale. Contemporaneamente le suore, nelle ore libere, visitavano i malati nei villaggi. Nel sesto anno di presenza sul posto, fu costruita e inaugurata la casa Mater Ecclesiae, sede centrale della missione e attuale casa di formazione e di studio per le giovani interessate alla vita della congregazione. Calandosi poi nella realtà locale, nell'anno 1987 le sorelle hanno iniziato l'opera Casa Betania per offrire servizio alle persone anziane meno abbienti e per essere un punto di riferimento per le diverse organizzazioni che potesse dare un esempio di lavoro, di conforto e di esercitazioni. Oggi Casa Betania ha ulteriormente sviluppato i suoi servizi ed è stimata come modello di assistenza ampiamente riconosciuto anche dallo Stato. Nel 1999, da Casa Betania, le religiose si portarono a Mae Swai, provincia di Chiang Rai, su richiesta dei missionari del Pime, nel cosiddetto Triangolo d'Oro, dove vivono diverse tribù della montagna che, per la loro semplicità e genuinità di carattere, vengono strumentalizzate e degradate nel mercato della prostituzione e della droga. Qui le ministre degli infermi si occupano principalmente dell'assistenza domiciliare ai malati terminali di AIDS, nonché di promozione umana, catechismo e formazione igienico-sanitaria dei tribali. Nel 2001 è stata aperta Casa Lorenzo, a Panat Nikom, provincia di Chonburi, struttura che accoglie bambini orfani sieropositivi ai quali le figlie della Barbantini si dedicano con cuore compassionevole e con l'amore di una madre verso il proprio figlio, seguendoli in tutte le necessità, assistenza sanitaria, educazione e sostegno morale. Oltre a queste attività di ministero, le religiose lavorano con i camilliani.